Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Chissà che non la possiamo fare noi un'offerta importante per Javier Pastore. Magari lo chiediamo al diretto interessato, il presidente Maurizio Zamparini. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi, chi è che deve fare un'offerta per Pastore? Però io credo che il Napoli abbia un po' di difficoltà, se lei considera che 40 milioni sono soltanto l'acconto per Pastore. Comunque noi le facciamo i complimenti perché lei riesce ad individuare, grazie anche ai suoi collaboratori, calciatori che poi diventano fuori classe. Ha un solo rimpianto, leggevo oggi sul Corriere dello Sport, quello di non aver portato a guerra in Italia. Sì, perché io ho detto di sì quando me l'hanno offerto a 17 anni, ho detto di sì la cifra, mi sembra che fosse 15 milioni di dollari, e se l'ok gli argentini quando le ho mandato l'ok l'hanno adoperato per prendere 20 dall'Atletico. Certo. Beh, indubbiamente è un rimpianto per lei. Sì, vabbè, ma non è che si può mercare, io non sono Milan, Inter, Juventus, sono il Palermo, per cui certo. Sono già contento di aver trovato un fuoriclasse come Pastore, mi capita una volta ogni 20 anni, ecco. Ne aveva trovato anche un altro che si chiama Cavani, però, Sì, anche Cavani, ma anche Hernandez è un altro campione, certo. Sicuramente. E per quanto riguarda Cavani, lei ha ancora le dita o se le mangiate tutte per averlo venduto? No. A un certo momento avevo fatto una promessa a Cavani a gennaio che l'avrei ceduto, fra le altre cose i grandi club non mi hanno creduto, bravissimo De Laurentiis a crederci e a fidarsi di quello che gli dicevo io che era un campione. Diamo anche il nostro buongiorno al direttore dello sport di 7 Gold, buongiorno Giancarlo Padovan. Non so se ci sente Giancarlo, noi non lo sentiamo adesso. Io vi sento. Eccolo qui Giancarlo. Buongiorno a te. Abbiamo il presidente Zamparini al telefono. Ho sentito, buongiorno a lui, a tutti quanti. Hai subito una domanda per Zamparini, magari che ne so, sui diritti TV? No, non lo so, io avrei una domanda un pochino più scabrosa. Ma immagino che voi gliel'abbiate già posta, essendo scabrosa. No, l'abbiamo sentito proprio adesso, quindi... No, era solo per sapere se ha deciso chi sarà il prossimo allenatore o se aspetta la finale di Coppa Italia. lo dico già da 10 giorni, aspettiamo la finale di Coppa Italia. Io penso che ci siano 60-70 probabilità che rimanga Rossi, però dipenderà molto anche da lui, e poi ci stiamo guardando in giro se qualora lui non dovesse venire, ecco. Ma presidente, si aspetta la finale di Coppa Italia perché il risultato può incidere sulla decisione o è a prescindere? Cioè si aspetta è a prescindere completamente, è solo una questione di delicatezza che non vedo con la tensione che c'è per una partita molto importante andare a parlare in questo momento di altre cose, ecco, è solo una questione di delicatezza, come non andrei a parlare del contratto in questo momento con nessun giocatore. Ecco, a proposito, il fatto è che quindi c'è un piano A e un piano B, diciamo così. Ma per forza, come l'avrà anche per se stesso l'allenatore, avrà un piano A e un piano B. Certo. A proposito di allenatori, mi inserisco, presidente Zamparini, come vede la storia tra De Laurentiis e Mazzarri, questo litigio, la rottura, Gasperini già convocato e poi improvvisamente la pace? Funziona così? Quello che io dicevo già 15 giorni fa o 20 giorni fa a qualche radio, lei vedrà che io raccontavo già il cinema e la conclusione così come è avvenuta. Per cui ero convintissimo che Mazzarri rimaneva a Napoli, però De Laurentiis, che è un grandissimo amico mio, è un grande e conosce bene il cinema, per cui sa fare benissimo l'attore, gliel'ha fatta pagare, ha detto: ah sì, tu mi hai tenuto sulla corda con la storia che vai di qua, vai di là solo per avere un po' di soldi, parecchi soldi in più, e io ti metto sulla corda che puoi restare senza lavoro e ti dico il contratto. Però alla fine era interesse comune, grande interesse comune rimanere uniti, e sono felice per questo. Presidente, ma siete amici anche quando parlate dei diritti TV relativi ai bacini di utenza o lì forse? Gli amici veri sono al di là degli interessi sempre. Noi siamo amici perché lui mi stima molto e io stimo molto lui. È vero. Come va a finire con la storia dei diritti TV? Chi la spunta? Le 15 o le 5? No, ma in questo momento stiamo. Il problema dei diritti TV non è 15 e 5. Martedì con lunedì con grande sorpresa, adesso domani quando ci riuniremo probabilmente la chiudiamo. Abbiamo parlato prima dei problemi del calcio futuro dal 2012 in avanti e stiamo impostando moltissimo il discorso avvicinandoci all'Inghilterra, alla Francia, all'Olanda, al Nord Europa sulla meritocrazia.
perché chi investe e ottiene risultati è giusto che venga premiato. Il nostro sistema attuale ha premiato la storia e non è giusto, e non troveremo mai nessuno che investe sulla storia, uno investe sul futuro. Io penso che troveremo la quadratura per il futuro, e trovata la quadratura per il futuro, trovare la quadratura su quest'anno e sull'anno prossimo è una sciocchezza. E io sono molto contento, perché avere il calcio italiano che fa un grande passo in avanti sui valori, avvicinandosi a quello inglese, è molto importante dal punto di vista Lega. Ci dovremmo poi avvicinare anche sui campi sportivi, ecco, cercando di insegnare ai nostri giocatori a non buttarsi per terra per buttare fuori la palla, a interrompere l'azione, a non simulare per prendere un rigore, a tutte queste cose qui, ad aiutare un po' tutto il sistema e addirittura anche i tifosi, a noi, che a un certo momento, io no, perché io non voglio un rigore a favore, ma in Italia i tifosi sono abituati che se hanno un rigore a favore e vincere, non si vergognano per il rigore a favore, ma sono felici di vincere, anzi il rigore a favore è un valore per loro, invece no, a un certo momento i valori sportivi devi vincere solo perché sei più bravo e non con favoritismi. Ecco, mi piace molto che il presidente parli in questo modo, e lo apprezzo ancora di più. Giancarlo Padovan, Palermo in finale di Coppa Italia, diciamo che l'80% dell'Italia guarda a questa finalissima con un occhio di favore proprio per i rosanero. Sì, beh, mi auguro e credo proprio che sia così, ma non perché bisogna essere anti-interisti, ma perché la cavalcata che ha fatto il Palermo è una cavalcata significativa, importante, in una stagione non sempre favorevole, perché Palermo ha passato anche qualche crisi di troppo, però il raggiungimento della finale di Coppa Italia, e chissà, e qui mi fermo, è comunque, come dire, un coronamento di un progetto. Ma a me piace sentire il presidente Zamparini parlare di queste cose, perché quelle che ha appena finito di dire, intendo, perché non è la prima volta che le dice, anzi, spesso, le ha dette anche al processo di Biscardi. Mi piacciono molto, mi piacerebbe che come lui ragionassero anche altri, però, perché questo discorso sulla cultura, diciamo così, no? Sull'educazione sportiva e sulla cultura è un discorso sicuramente che dovrebbe trovare adesione anche da tutti gli altri presidenti, ma ho idea invece che i primi a dover essere in qualche modo educati siano certamente alcuni presidenti, proprio per questo tipo di atteggiamento culturale, e proprio per quello che Zamparini ha fatto a Palermo e che Palermo gli riconosce. Credo che la finale di Coppa Italia sia una grande occasione per stabilire che le programmazioni in posti anche molto popolosi, in cui il calcio rappresenta, non dico una religione, ma certamente un grande movente, possono portare a grandi risultati, perché ripeto, la finale di Coppa Italia del Palermo è un grande risultato. Voi andate a vedere negli ultimi 10, 12, 15, 20 anni chi è andato in finale e chi l'ha vinto, e scoprirete tutte squadre grandi, insomma. L'unica forse eccezione, se possiamo dire così, è stata la Sampdoria due stagioni fa, che perse la finale con la Lazio, ma altrimenti la Coppa Italia è una grande manifestazione, purtroppo non la sappiamo valorizzare, e questo credo che sia un altro compito che spetta alla Lega durante la fase qualificatoria, ma la finale è un grandissimo risultato, e alla finale si guarda con grandissima attenzione e voracità. Vincerla è ancora meglio. L'ultima volta che una squadra, diciamo, non delle big l'ha vinto è stato il Vicenza nel 96 contro il Napoli, guarda caso. Quindi caro presidente Zamparini, come vive Palermo questo momento storico, come diceva giustamente Giancarlo Padovan, di una formazione non di quelle solite che va in finale e che può anche vincerla? Ma c'è andato 35 anni fa, mi sembra, in finale già il Palermo, poi l'ha persa. Beh, la vive con grande entusiasmo, perché ci saranno 35.000 tifosi allo stadio palermitani, però ecco, mi è fatto piacere sentire dire che Palermo ha già raggiunto un grandissimo risultato, arrivare in finale. Questo per
non perché io non sia speranzoso nella vittoria, però l'Inter è sempre l'Inter, e naturalmente perché anche in caso di una sconfitta abbiamo raggiunto lo stesso grande risultato e non essere contenti lo stesso. In caso di vittoria per il Palermo è come vincere lo scudetto, per cui è festa a Palermo per 15 giorni. C'è anche un premio, c'è anche un premio particolare da parte del presidente. Ma sì, ci sono sempre i premi e ci sono già anche stabiliti dall'inizio dell'anno, sia per la Champions, per la Coppa Italia, per tutte queste cose qui, insomma, sono già stabiliti dai contratti dei giocatori. I premi ci sono sempre, per cui quello per battere, per andare in finale, l'avevano già vinto, si sono tenuti l'incasso che abbiamo fatto col Milan, che era un ottimo incasso. Beh, non male. Presidente De Laurentiis ha mandato tutti a Capri per una settimana in vista della Champions. Lei dove li manda i suoi calciatori? Alle Maldive? No, i miei calciatori vorranno andare a casa dopo un anno di lavoro, perché allontanato dai loro luoghi, tanti sono poi che vengono dall'estero. Io penso che per i giocatori andare a Capri non sia un premio, ma sia un'altra settimana di reclusione. È vero, è vero. Presidente, per concludere, nel piano B è vero che era previsto anche Mazzarri nel caso in cui il Napoli lo avesse mollato? Io quando ho sentito che l'avevo mollato, se avesse fatto questa pazzia sicuramente Mazzarri mi sarebbe molto interessato. Se avesse fatto questa pazzia è bello, infatti la condivido. Per chiudere, una di mercato, Nocerino può tornarsene a casa secondo lei tra qualche giorno per starci in maglia azzurra? Dipenderà da ragazzo, dipenderà solo da ragazzo. Lei comunque sarebbe disposto a trattare? Ma quando ci sono la volontà dei ragazzi come Cavani, quando mi hanno chiesto di andare via, quando c'è la volontà dei ragazzi di andare via, io non li trattengo, di sicuro. Io so che Migliaccio vuole restare a Palermo, Nocerino però non mi risulta, è così? Ma a me non risulta che voglia andare via, però se siete informati diversamente, io non lo so, vedremo. Non so se Giancarlo ha un'ultima per il presidente, così lo ringraziamo e lo salutiamo. Sì, io voglio sapere, non voglio niente, perché il presidente è sempre molto disponibile, quindi non ci si rivolge così, però vorrei sapere se questo accordo probabile, come ha detto, sui diritti televisivi, poi porterà anche a un rapporto di distensione con la Federcalcio. Ho visto che è già stato deciso di ritornare a essere presenti i consiglieri della federali della Lega, saranno presenti al consiglio, c'è in atto anche un riavvicinamento con la Federcalcio o le posizioni restano distanti? Il principio deve essere quello che all'interno della Lega dobbiamo tornare alla Lega che era prima di via Rossellini, di quando sono entrato io. Dovete pensare che quando sono entrato io tutte le squadre di Serie A prendevano 5 miliardi come contributo e tutte quelle di B 4 miliardi, questo era un po'. Ed era un ritrovarsi fra amici dove ci si prendeva in giro per il risultato, ma non c'erano problemi economici. Conta moltissimo risolvere questo problema qui per il futuro del calcio, perché quando torneremo a lavorare in Lega dobbiamo lavorare moltissimo, perché la Lega ancora non è una Lega. La Lega deve diventare veramente come un'azienda, con dei dirigenti che la sviluppano sia dei valori economici che sportivi. E naturalmente uno di quei valori è esattamente un cordone ombelicale con la federazione, nella quale la Lega deve contare però come Lega, siccome è l'evento maggiore del gioco calcio, è la Lega di Serie A. Non può contare la Lega all'interno delle federazioni il 17% dei voti, specialmente quando si parlano dei problemi dei dilettanti delle altre leghe, è giusto, ma quando si parla dei problemi della Lega di Serie A deve contare di più. Cioè non possono all'interno della federazione decidere che per coprire una delusione ai mondiali si passa da due extracomunitari a un extracomunitario senza interpellare la Lega e addirittura il campionato in corso, quando praticamente la Spagna, che ha vinto gli stessi campionati, ha il libero mercato per tutta l'Africa e può portare tutti i sudamericani che in due anni diventano comunitari. Per cui è chiaro che hanno preso una decisione, secondo me, demagogica per coprire una sconfitta che non era la loro, era quella del nostro calcio, e abbiamo bisogno di più professionalità e anche più sentimento anche da parte di quei funzionari che lavoreranno in Lega. Il tutto si fa, specialmente nel calcio, secondo me, con amore e con comprensione,
con buon senso. Quando ci si siede in giro un tavolo deve essere rotondo, tutti si conta uguale e il buon senso e i valori devono prevalere. Io sono promotore e sviluppatore di questa idea, tutti mi chiamano all'interno della Lega il sognatore, ma vedo che piano piano tutta la gente sta ritornando su questi valori e mi fa piacere. È giusto. Bene, Presidente, noi la ringraziamo, le facciamo un grossissimo in bocca al lupo per la finale. Grazie, lupo, un abbraccio a tutti. Grazie, grazie al Presidente Zamparini. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.